formazioni allo stadio provinciale, stadio tutto esaurito per questo match che vede le due formazioni affrontarsi sette giorni prima della prima di campionato che le vedrà di fronte allo stadio Euganeo. Il fischio d'inizio, l'arbitro ai doveri di Roma, Padova in campo con il 4-3-3 con Pasquato titolare dal primo minuto. Subito pericolosa con Mancò sulla formazione di casa del Trapani, però chiude molto bene la difesa del Padova in questo frangente. Padova che risponde così con questo diagonale di vantaggiato neutralizzato dal portiere Nordi con i piedi. Ancora la punizione battuta da Pasquato e l'intervento prodigioso da parte di Nordi che toglie la palla dal 7. Padova scatenato davvero ancora con questa conclusione larga, ma su cui Nordi mette lo zampino per deviare il pallone oltre la linea di fondo in calcio d'angolo. Ancora il Trapani pericoloso, questa incursione di Ciaramitaro, il tiro e c'è la parata da parte di Colombi. Ancora in attacco rimane la formazione trapanese, poi è Osugi che sbroglia questa difficile situazione. L'arbitro doveri di Roma dice che per il primo tempo può bastare così, e il fischio d'inizio del secondo eccolo qui, e subito appunto in attacco la formazione locale della Trapani con questo scontro in area che fa gridare al calcio di rigore la formazione trapanese, ma l'arbitro lascia proseguire. Questa è una super parata di Nordi, il portiere del Trapani, sul colpo di testa di Benedetti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Questa è un'azione di contropiede del Trapani invece che vede subito andare al fallo Cionek, che verrà anche ammonito, e da questa punizione nascerà proprio il gol del vantaggio, della vittoria del Trapani. La finta, poi il sinistro di Nizzetto al 23esimo della ripresa, il gol del Trapani che buca la barriera bianco scudata. Si arrabbia molto Colombi perché la barriera evidentemente si è aperta, però appunto c'è il vantaggio del Trapani e la rabbia della difesa e del portiere della Padova, invece la gioia del pubblico di casa ovviamente che vede la sua squadra andare in vantaggio. Il Padova prova a rimetterla in piedi in qualche modo, questa è la gioia sempre del pubblico trapanese, e questa è l'azione più pericolosa dopo l'1-0, l'uscita di Nordi e poi la palla che torna al limite, Melchiorri che prova a concludere a rete ma Pagliarulo sulla linea di porta allontana questo pericolo. C'è la punizione poi battuta da Ciano, la traversa colpita dall'attaccante del Padova, ma l'arbitro che aveva già fermato l'azione precedentemente. Finisce 1-0 per il Trapani, appuntamento ovviamente allo stadio Euganeo per sabato. La prima di campionato sarà ancora una volta Padova-Trapani, però stavolta si giocherà a Padova.